Cari seguaci e amici Peacemen, ben ritrovati su Araxan Channel. Finalmente è tornato One Piece, l'astinenza è stata lunga, ma come potete vedere mi sono dato da fare. Sono riuscito a portare sul canale un nuovo format, previsto da molto tempo, ma che non avevo mai avuto occasione di fare. Quello culinario. Infatti, sulla mia pagina Facebook c'è proprio la rubrica In Cucina con me. Detto ciò, vi ricordo che per aiutare il canale e anche voi stessi dovete iscrivervi al canale. Se non lo farete arriverà Momonosuke in persona a mordervi come ha fatto con Kaido. Quindi per non ricevere il morso di Momonosuke è molto semplice. Cliccate su iscriviti. Ne approfitto per ringraziare tutti gli iscritti e grazie a voi che il canale cresce. Grazie a tutti. Ovviamente Momonosuke viene a mordervi anche se non mi seguite su Instagram, quindi per non essere morsi da Momonosuke bisogna iscriversi al canale Araxan Channel. Non fa una piega. Prima stavo parlando con Momonosuke e mi stava raccontando che anche a Wano arrivano i fumetti da La Tana del Nerd. Perché la Tana del Nerd, nonché la migliore fumetteria di tutta Bisceglie, ma che dico, del mondo intero, è anche online. Quindi, se vuoi ricevere direttamente il meglio del mondo nerd a casa tua, ora puoi rivolgerti a la Tana del Nerd. Giacomo Ferrucci ti aspetta! Tornano le inutili cover a richiesta. Anche se l'occhio vigile o vecchio cuore noterà un richiamo a Belmer, quindi andiamo avanti. Parliamo subitissimo del capitolo. Il 1026 si intitola, a secondo delle versioni, Spartiacque o Momento Decisivo, e nella versione inglese appare addirittura Tennozan. E qui arriva la chicca. Si riferisce al monte Tennozan, ovvero una montagna situata a Oyamazaki a Kyoto. Nel corso della storia, per via della sua posizione, questa montagna ha rappresentato un luogo di grande importanza strategica. Da qui è nata la frase decisiva è Tennozan, da cui forse possiamo dire che entrambi i titoli vanno bene. Per la sua posizione, Tennozan fa da spartiacque. Per la sua storia, Tennozan è stata sempre protagonista di momenti decisivi. Quindi fate voi, io ho usato momenti decisivi, anzi momento decisivo. Sinceramente, riguardo questo capitolo non ho molto da dire. È una panoramica globale, vediamo la città dei fiori, il campo di battaglia, l'importanza della luna, assistiamo alla crescita di Luffy, ormai pari ad un imperatore, e qui devo ammettere mi sono emozionato quando il cielo si è spaccato in due. E sempre grazie a Luffy assistiamo alla crescita di Momonosuke. Poi vabbè, il pseudo colpo di scena finale con Orochi, che vi avevo già detto che non era morto, quindi non è un colpo di scena. Torniamo quindi sul piccolo Momonosuke che, con l'aiuto di Shinobu, è cresciuto fisicamente, diventando da anguilla a drago. Ma è solo fisicamente che è cresciuto? È vero che lo abbiamo conosciuto come un piccolo nanerottolo pervertito, da lì il nome pervertito Suke che gli ho affibbiato, che aveva paura di qualsiasi cosa. Eppure, questo bambino ne ha passate davvero tante, ha vissuto esperienze che molti sognano, e ora è qui, davanti a Kaido, la creatura più forte di tutto One Piece. Ancora una volta, è grazie a Luffy che prende coscienza di se stesso e azzanna Kaido, un imperatore. Ora non gli resta che fare come fece Oden, o meglio, un parallelismo con il padre. Come il padre ha portato sulle sue spalle i foderi rossi, Momonosuke dovrà portare sulle sue spalle l'isola di Onigashima e far sì che non cada sopra la capitale, mentre Luffy inizierà a picchiare Kaido, perché ragazzi, deve farlo. Non ci piove, lo sappiamo tutti. E chi dice il contrario, lasciatelo sta. E ora nuova rubrica. Ho alcune domande per voi, perché come dico sempre, in One Piece sono sempre più le domande che le risposte. E allora inizio subito. Chi farà fuori l'ultima testa di Orochi? Sono tre i papabili. Denjiro, Zoro
e Iori. Meno male che Denjiro e Zoro l'avevano promesso, anche Iori ovviamente, e poi Iori l'abbiamo vista nel 1004. E l'altra domanda è: conoscendo l'instabilità mentale del carattere di Big Mom, secondo voi come reagirà quest'ultima alla sconfitta di Slurpero o Peróspero? Certo, ragazzi, sto e ragazze, so bene che dipende dal momento in cui lo verrà a sapere. Per questo ve lo chiedo e lascio a voi la possibilità di dirmi la vostra argomentando. Grazie per chi lo farà. Ciao! Quando appare il leoncino, arrivano i saluti. Saluto quindi il Circolo del Leoncino e tutti voi che siete arrivati fin qui. Grazie di cuore. Se siete arrivati fin qui, usate pure l'hashtag Luffy Imperatore nei vostri preziosi commenti, oppure Luffy Yonko, che è la stessa cosa. Aiutami a crescere il canale e condividi questo video. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che lo faranno. Sappiate anche che se non lo dici e sì, non sarei più io, quindi ripeto e ripeterò sempre: i Lupi Team cercano editors, che è vero tra l'altro. Per sostenere il canale, oltre ad iscrivervi, come ricordavo all'inizio del video, per evitare che Momonosuke vi morda come ha fatto con Kaido, pollice in su! E ci vediamo al prossimo video, ciao!